Sai qual è il problema di Skyrim ultimamente? Quale, Gianluca Iacono? Sono ossessionati dalla morte. Ok, Gianluca Iacono. Qualcuno ti sta creando problemi, sorella? Ho una gola squarciata se continua a parlare così di me. Ma io? L'ho sentito vantarsi alla giumenta bardata. Diceva che mi avrebbe domato come un vero nord. Grevissimo! Grevissimo maschilismo! Io da menà! Io da lei voglio una sola cosa, signora! Voglio solo una cosa. Il sale. Tutto quello che conta è mia figlia Mila. Carina. Nessun uomo si metterà tra me e la mia piccola. Ma siete dei pirla, dovete interessarvi al benessere della figliola e vedete che vi piate pure la madre. Ma uè, tra noi sono dei poveracci, non voglio insegnare le cose, non si fa. Andiamo a imbruttire per salvare, che bravi che siamo. Un'ora che siamo in questo mondo e già salviamo la signora. Signor Michael! Questa è una delle preferite della gente del posto. È una delle prime cose. Lei la deve smettere. Sono un bardo professionista. Lei deve lasciare in... il bardo de paese. Devi lasciare in pace Carlotta! Ti ha chiesto Carlotta di dirmelo, non sì! È così? Proprio così io stavo a dire. Ma quella vedova focosa appartiene a me. Vedova focosa appartiene a me. Solo vabbè, lei ancora non lo sa. Dobbiamo farlo così. Lei non è tua, smettere con queste cazzate. Rissa. Non posso tollerare un comportamento del genere. Questa voce sponna. Mani mortacci tua! Mani mortacci tua! Ma tu devi trattare bene i signori madre di famiglia! Hai capito? Perché sennò te le do 4, 6, quella è da sola e sta cercando la lavorare, manda avanti la baracca e te deve stare presto a sti stronzi imbriaconi che stanno a taverna! C'è proprio! Ok. Sai combattere, te lo concedo. E vedi da ricordarselo. Ma quindi? E l'hai capita. Voglio il mucchio di sali. Ma sempre uno ce n'hanno. Meglio in carcio un faccio. E mo andiamo a fare il sonno dei giusti. Sono un bardo professionista. Non ce lo spiego qua. Forse hai sentito parlare di me. Ma ti ho appena gonfiato. Sì, ho sentito parlare di te. C'è proprio! Sono ancora molto conosciuto. Vabbè, ciao. Ci sto lavorando. Una signora alla volta. Niente, non ha imparato la lezione. Questo lo aspetta stanotte a coltellarlo. Così arriva pure la confraternita oscura. Dimmi, bravo.